Ha preso il via il 1 febbraio l'edizione 2024 del Giro Bacalà, iniziativa che fino al 30 marzo accompagna gli amanti della buona cucina in giro per i ristoranti, non solo provinciali, ma quest'anno anche regionali, alla scoperta della tradizione del bacalà e stoccafisso. L'evento si è aperto il 24 gennaio con la prima gara, la di sfida dedicata ai cuochi amatoriali, vinta dal tradizionale baccalà al forno del cuoco Franco Polidori dell'associazione culturale La Via della Seta. Ieri sera invece è stata la volta della 13ª di sfida di carattere nazionale con chef provenienti oltre che dalle Marche anche dal Friuli Venezia Giulia e dalla Puglia. La sfida tra gli chef professionisti che si è svolta al ristorante Alla Lanterna di Fano ha visto salire sul gradino più alto del podio Maria Pasquina Bertani, chef del ristorante La Palomba di Mondavio. Dal 1 di febbraio fino al 30 marzo con il Giro Baccalà che coinvolge 15 ristoranti molto conosciuti del territorio della provincia di Pesaro Urbino e altri 5 ristoranti di altre province delle Marche. Con Commercio Marche Nord che da quest'anno è entrata pienamente nell'organizzazione, il collaborare alla promozione soprattutto di questo evento che lo vogliamo far diventare a livello extra regionale e nazionale. È già a questi livelli perché partecipano alle gare a ristoranti di fuori regione dal Friuli alla Puglia, quindi invitiamo tutti coloro che sono amanti di questo straordinario piatto a cominciare a girare, a vagabondare per il territorio della provincia di Pesaro e andare ad assaggiare questi piatti nei 15 ristoranti coinvolti. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Culturale Viandanti dei Sapori, affiancata da Olea e da quest'anno anche dalla Confcommercio Marche Nord. Sì, abbiamo deciso di appoggiare e coorganizzare questa manifestazione perché la riteniamo importante per far crescere le opportunità economiche dei nostri ristoranti, per trasformare l'evento in un'iniziativa regionale già dal prossimo anno e soprattutto per contribuire insieme al nostro itinerario della bellezza, ai weekend gastronomici che noi organizziamo da 41 anni, contribuire alla crescita turistica e alla promozione turistica del nostro territorio. Per gli amanti di questo piatto, fino al prossimo 30 marzo si potranno gustare ricette diverse di baccalà o stoccafisso nei ristoranti della nostra provincia al prezzo convenzionato di 15 euro per il baccalà e 18 euro per lo stoccafisso. Per scoprire tutti i ristoranti che aderiscono al Giro Baccalà è possibile visitare il nostro sito occhioallanotizia.it.